We'll be right back.
bello. Siamo tornati. Come va, gente? Tutto bene? Tutto a posto? Buonasera, buonasera. Oggi si fa The Binding of Isaac Repentance. Ieri era stata dalla live perché ho dormito tipo 3 ore e mezza di pomeriggio. E quando mi sono svegliato era tipo: che anno è? E non era una buona condizione per fare la live. Lush, grazie all'abbonamento per 10 mesi. Hello boy, grazie mille. Ma buon salve signor Gaver. Insieme a quella maglia stiamo ancora più ficcanti. Un paio di maglie rosa. Mi piace rosa come maglietta. In generale tutti i colori mi piacciono. Perché no? Più che bene, Ayaka con 20 di piti con il 50%. Nice, nice. Skyward Sword è durata troppo. E la scienza The Binding of Isaac anche. Abbastanza. Contando quante live possiamo fare da qui a quando vado in vacanza, dubito che finiremo Skyward Sword comunque. Oggi volevo fare anche The Binding of Isaac perché l'avevate chiesto. Quindi oggi si fa questo. Scopo di oggi, se leggi il titolo, è facciamo le challenge. Perché è una cosa che di solito mi lascio da fare quando sono più avanti con il gioco. E ormai ho provato tutti i personaggi, ho fatto diverse run con un pochino tutti. Quindi mi sembra un buon momento per provare a fare qualche challenge. Ce ne sono diverse, c'è quella super randomica strana che possiamo provare a fare. Quella però la vorrei fare casomai a fine live. Classica cosa super difficile che fa fare male bacche, volentieri. Però prima vorrei provare a fare qualcos'altro di più fattibile, se possibile. Quando vai in vacanza? 27 c'è l'ultima live. L'ultimo video dipende quando l'ho finito di preparare tutto. Domani dovrebbe uscire il video finalmente del sondaggio che avevo fatto fare. Ci è voluto un po' di tempo, però esce domani. Angelovi, grazie abbonamento a Companion per 14 mesi. Buonasera. Oggi abbonamento di 14 mesi e compleanno. Let's go. Thank you. Grazie mille. Cosa sono le challenge di Binding of Isaac? Sono run con delle caratteristiche speciali. Molto semplice. Io credo ne ho sbloccata almeno 3. Credo ce ne siano 6 in totale, però credo di averne sbloccate 3. E da quello che so non sono facili come challenge. Quindi si prova, vediamo cosa succede oggi. Potremmo anche non riuscire a fare un cavolo, eh. Ottima chance di questa cosa qua, però si vedrà. Pumper Focaccia, grazie all'abbonamento con Prime per 11 mesi. Abbonamento pre-vacanze del buon Jari. E anche pre-vacanze mie, che inizieranno un po' più in là. Mi raccomando, si riposi bene. Certo, certo. Cercherò di posarmi, cercherò di starci attento. Tra l'altro, il piano originale era di fare la live 12 ore il 27. Forse non posso e sarebbe un casino da organizzare. Quindi è probabile che venga spostato quando torno dalle vacanze. Perché sarebbe un casino farlo il 27. Quindi mi sa che viene rinviata come cosa. Volevo farla appunto questa settimana qua, però potrebbe essere complesso. Mai dire mai, però potrebbe essere complesso. Prima di ritorno alla maratona, adesso vedo. Potrebbe essere un'idea perché almeno lì sono riposato. Potrei farlo. Però non è che voglio tornare, voglio uccidere in un colpo solo anche. Potresti farla domani. Nah, ci ho già pensato. Sia oggi che domani non mi accomodissimo. Non potrò vederti per una settimana perché sono in vacanza, ma ti auguro una buona live. Beh, Manu, buone notizie. Ti perdo soltanto 2 giorni, non una settimana. Ottime notizie. Con quale PG cominci? Non lo so. Non so che PG ti fanno utilizzare nelle challenge. Le maratone sono stancanti, certo. Ovviamente. Posso parlare da esperto. Ok. E poi tra l'altro ieri è stato live appunto perché mi ero addormentato sul divano. Perché ieri notte è andato a dormire alla solita ora, ma per qualche motivo random sono svegliato tipo alle 7. Per nessuna ragione. Sono rimasto lì
nel letto, ho cercato ad addormentarmi di nuovo, non mi sono più addormentato. Quindi diciamo dalle 7 sono andato avanti fino alle 3. Alle 3 dovevo andare a mettermi a editare un video. Mi sono detto, prima di farlo, tanto forse non ho ancora fatto la doccia oggi. Meglio se vado a fare la doccia. Però prima di fare la doccia mi siedo un secondo sul divano. Mi sono seduto un secondo sul divano e ho detto, oh cazzo, sono stanco. Mi sono sdraiato un secondo sul divano, mi sono alzato. Oh merda, sono le 19 e mezza. Non me ne sono reso conto. È capitato così, quindi è stata data per questo motivo qua. Non era mia intenzione farlo, se no mettevo anche una sveglia. The Fool, grazie abbonamento con Prime per 3 mesi, la prima di bronzo. Lollog, grazie abbonamento per la prima volta. E Zazuarpo, grazie abbonamento per la prima volta con Prime. Thank you. Tutti adesso, tutti in un colpo solo. Hype Train, livello 2 anche. E stanotte hai dormito? Sì. Dormito normalmente. Mi sono addormentato un'oretta più tardi. Di solito mi addormento alle 2. Stanotte sono addormentato alle 3. Però mi sono addormentato alle 3 e ho dormito fino alle... Che ora era? 9.50? Una roba simile. Sono svegliato tipo 5 minuti prima della sveglia. Sai com'è allora? Accumula stanchezza e poi un giorno dormi un botto e riprendi tutto. Beh sì. Considerate che io da quando ho fatto la stima alla streamer non ho preso ancora un giorno di pausa. E l'obiettivo era non prendere solo perché tanto vado in pausa tra 2-3 giorni. Però ieri è andata così, non l'ho fatta apposta. Io non dormo pomeriggio praticamente mai, non ci esco proprio. Non neanche io. È stata la locale. Come si dice? L'eccezione che non conferma la regola. Quando porterai, se li porteranno dei Final Fantasy? Non ho idea. Vorrei giocarli, ma non penso che lo faremo presto. Io veramente dormo pomeriggio perché mi sembra di sprecare un sacco di tempo. Sì, sì, anch'io. Però capisci che sono svenuto sul divano proprio. Hai mai giocato a Friday Night Funkin'? So cos'è, ma no, non ho visto neanche molto a riguardo. Non l'ho visto molto. So cos'è, di nome e qualche immagine, ma non so molto altro. È quello rhythm game, ma basta, non so altro. Io appena mi sveglio non mi raddormento più fino a sera. È quello che faccio anch'io, infatti mi ero svegliato tipo alle 7, ero stanchissimo, ho cercato di addormentarmi, non mi addormentavo. Era dopo pranzo che sono morto. Solo durante le vacanze post maturità dormivo di pomeriggio. Ma non conterò ubriaco un giorno sia l'altro pure. Io il periodo in cui dormo più in assoluto sono quando sono in vacanza con i miei genitori. Perché tipo andiamo in spiaggia, andiamo un attimo in macchina, facciamo dei giri. Ogni singolo momento in cui ci fermiamo io spengo il mio addormento. In macchina dormo. Quando siamo in spiaggia di solito faccio il bagno, poi metto sulla spiaggia e dormo. Infatti mamma mi dice, mamma mia, sei proprio... Sei di grande compagnia, eh. Ho detto, sì sì, sono di grande compagnia. Sono il 50% del tempo in orizzontale addormentato. Mi ricordo i vlog della Y. Vlog della Y, ogni singola volta andavo in macchina e addormentavo. Sempre. Attento, non ho addormentato in acqua. No, quello non succede. Giovigno, grazie abbonamento con Prime per 19 mesi. Sono in vacanza, ma passo per rinnovare la sub. Bye! Grazie mille, comunque. C'è un sacco di gente in vacanza, quindi secondo me non è... tremendo fare la pausa qua. Hanno leccato la pesca su Genshin Impact, lo so, l'ho visto. Che merda. Ma quindi uno streamer dorme di pomeriggio, eh? Perché non lo sviluppo le 24 ore per darci contenuto gratuito? Succede una volta all'anno, capito. C'è questo gioco che ti consiglio, si chiama Greek Memories of Azur. Quando è tempo controllo, l'ho mai sentito. Ora voglio una live dove... Una live dormi in compagnia di Gravier. Beh, ho buone notizie per te. Ho ottime notizie per te. Probabilmente si è perso l'ultimo giorno della settimana da streamer. Perché ho proprio... La live fatta apposta per te. Voilà. Voilà.
Ho proprio la live fatta apposta per te. Probabilmente ti ha consigliato un simulatore di pesca. Possibile. Possibile. Io non vado in vacanza e rimango in casa tutta l'estate. Beh, vacanza comunque tra virgolette. Anche per la maggior parte del tempo starò qua in casa tutta l'estate. Prenderò appunto una settimana dove vado al mare con i miei genitori. Però vacanza nel senso, non lavoro, in quel senso lì. Non l'avevo vista quella live. Ti perdi le cose importanti. Immagina scorreggiare in live mentre dormi. Non ero preoccupato di quello perché non scorreggio mai. Praticamente mai. Infatti, quando c'era mio fratello qua, avevamo passato quel mesetto, due mesi insieme, che i miei genitori invece erano via, perché lui non stava più lavorando. Una volta a random sono andato da lui, ho sparato una scorreggia. Così lo è, tipo, cosa è successo? Tu non scorreggi mai, ma perché? Ed è rimasto traumatizzato. Mi raccomando, esci di casa mentre sei in vacanza. Nah. Però cercherò di organizzare e di andare fuori a... almeno una volta al ristorante con il DJ. Quello è l'obiettivo. E mi vaccino il 28. Con il secondo vaccino a settembre, tipo il 10. Quindi è... Non sono ancora per niente protetto. Che palle. Così distanti? Eh sì. Esci di casa durante le vacanze, anche il giardino va bene. Cercherò di abbronzare un minimo, lo faccio sempre. Il decreto entra al 6 per il Green Pass. Vabbè, ci sta. Mi rispondi Gaver, proverai Pokémon Unite per Switch? No! Che è il Green Pass, è praticamente il passaporto per le persone vaccinate che gli permette appunto di andare in giro liberamente. In poche parole, credo. Comunque un giorno di posa dalla live ha fatto bene, ti vedo più in forma. Io non mi sento troppo diverso. Non mi sento troppo diverso. Tipo Psicognomo mi ha detto che nell'ultimo video che ho fatto gli sembravo più stanco. Secondo me ero soltanto spettinato. È l'unica cosa di diverso che c'era, onestamente. Perché qua era come al solito. Non era molto diverso. Io te lo consiglio, Pokémon Unite per Switch è bello. Nah, non lo gioco. La barba di Grave, grazie abbonamento con Prime per 8 mesi. Un altro mese di barba, let's go. Quando mi taglia la barba non fa più la sub? Ci devo pensare. Ti trovo più moscio del solito, un video barazzotto lo definirei. Beh, sono come quello della scorsa volta, un video che ho fatto in relativamente poco tempo. Ma era quello che ci metto dietro un sacco di lavoro, più che altro del tipo, ho provato a preparare altre cose, però vorrei fare uscire un video nei prossimi giorni, facciamo questo qua. Classica roba, già fatta mille volte. Farei una randomizer di Hollow Knight, già confermata la randomizer di Hollow Knight, la faremo poco dopo che sono tornato dalle vacanze. Dalla pausa, chiamalo la pausa meglio, che sennò la gente dice dove vai in vacanza? Da nessuna parte, sto a casa. Non lo so, forse lo confronto con quello, con la banda Elefanta Bosco e Stona. Beh sì, minchia, quello con loro. Eravamo lì a ghidarci uno contro l'altro, 20 livelli di energia sono un pochino differenti. Sono confermate troppo randomizer ormai, una. Randomizer di All Night. Poi c'è la Superstar Mode di Odyssey, che non è una randomizer. Non è una randomizer, Odyssey. In realtà ci sarebbe un video in cui sei più tranquillo, di solito sempre a 1000 euro e un sacco. Beh, allora ho il video pronto per te. Esce domani sul canale. Quello dove guardo appunto il sondaggio che avevamo fatto. Dove c'erano tutte le domande che vi avevo dato a voi. Lì non posso mettermi a dire, oh mio Dio! Hanno votato! Un minimo l'ho fatto comunque, però non è l'intero video. Cos'è la Superstar Mode? È una mod per Super Mario Odyssey che lo rende mostruosamente difficile. Ma per moddare Odyssey serve una Switch a parte? No, puoi anche moddare la tua Switch, però io ho ordinato Switch OLED.
Quindi appena mi arriverà Switch OLED, perché comunque la Switch stessa io non voglio romperla questa qua, quindi aspetterò fino ad avere il rimpiazzo che è la Switch OLED. Quando avrò la Switch OLED prenderò questa qua e ci farò tutto il casino per fare il factory reset, moddarla e tutto, in modo da poter fare appunto la Super Mario Odyssey Superstar Mode. Perché sapete, no, se mi si rompe nel farlo, a me non devo comprare una terza Switch, non sono mica Frozen che si compra 150 Switch. Hai provato ad aggiustare il gioco? Non c'ho i... la cacciavite per aprirlo, quindi no, per il momento non posso farlo. Però voglio provare. Probabilmente questa, durante la pausa, proverò a mettere a posto... che io ho il Joy-Con destro rosso e il Joy-Con sinistro blu, che mi driftano. Ho questo qua che è perfetto. Questo è il mio Joy-Con preferito, perché funziona ancora tutto. Poi invece c'è il Joy-Con che ho usato meno in assoluto, che è l'arancione, che l'ho comprato e non funzionava il tasto R. Buono, grazie Nintendo. La Sardegna presto verrà rinominata Switch Land, conoscendo il conoscendo Frozen, sì. Arancione, sì, è un mix tra giallo e arancione, è proprio arancione 100%, ma quello. Ho visto Totoro su Instagram e nel frattempo stavo dormendo pure io perché mi sono sdraiato sul divano. In compagnia si dorme, va benissimo. Dai, ma sta Switch OLED è un po' una merda, forse la prendo. Te camioncino, grazie al momento con Prime per un anno e la prima di fuoco, Hello guys, ostia già un anno, ostia davvero, sì. Ma porterà Unite? No. Io ho tutti i giochi della Switch scassati che fanno il cavolo che vogliono perché ci muovo da soli ed è bruttissimo. Driftano, sì. Sì, in realtà anche il mio controller sinistro ormai c'ha il tasto R che gli funziona male, questo qua, e anche la visuale che inizia a driftare. Infatti ci sono alcune volte durante, anche potete vedere durante Skyward Sword, che io sto andando tranquillamente avanti con il gioco e la telecamera pian piano mi punta verso il pavimento, sono tipo no, e devo compensare ogni volta. Farei la show io col meme di Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Quello lì? Non ho mai visto Full Metal Alchemist, quindi non so come di preciso dovrei controllare. Ma con le precedenti console di Nintendo mica c'erano tutti questi problemi? No, non c'erano. È una cosa normale in realtà avere le console con dei problemi quando vengono lanciate. Perché ce l'aveva, se non sbaglio, anche tantissimo Xbox 360. E altre console, appunto il cerchio rosso della morte di Xbox 360 è famosissimo. Però il fatto è che di solito vengono fissate alla seconda versione della console, comunque quando iniziano a produrne altre. Non con Switch però, perché ci guadagnano, quindi che cazzo vi posso dire. Sono degli stronzi. Però si può andare molto oltre. A me è successo il cerchio rosso. Capita. Ho capito bene. Non hai mai visto Full Metal Alchemist? Provvedi subito. Full Metal Alchemist nella mia lista di manga da leggere, abbastanza in basso. Probabilmente. Prima di tutti c'è Jojolion. Perché non so se è già uscito l'ultimo capitolo di Jojolion o se è tipo a settembre. Però capite che è la cosa più mi interessa al momento attuale. Seguito da Berserk. Penso al momento attuale. Per ovvie ragioni. Giovanni, grazie al momento a comprare in propria volta. Giovanni 69 69 89, thank you. E XX Girl Demon, grazie al momento a comprare in propria volta, thank you. In Giappone sta per uscire, se non sbaglio, e dovrebbe uscire presto, se non ricordo male. Potresti provare a fare Jacob Isa Tainted. Beh, non li ho sbloccati, quindi mi sembra difficile. No? Per ovvie ragioni, è morto il povero uomo che l'ha scritto. Beh, anche perché da tantissimo che voglio leggerlo e... a questo punto qua sono del tipo buono. Lo leggo a questo punto. E perché anche sono curioso. C'è molta gente che di recente si è messa a leggerlo per la prima volta. E dico tutti, pensavo fossi così buono come manga. Quindi ho detto,
Sapevo che era buono, ma non pensavo fosse così buono. Quindi vado a provare a leggerlo anch'io. Sì, se lo faccio, non sono quasi sicuro. Cos'è che voglio leggere? Berserk. Voglio due ragioni per guardare JoJo. È figo. È strano. Basta. Ti bastano? Stone Ocean esce ad ottobre, mi sembra. Vabbè, Stone Ocean, ho già letto il manga, io aspetto la parte 8 per che finisca. Stai leggendo qualcosa ultimamente? No, mi sono messo tanto in paia con qualche randomico slice of life che leggevo da un sacco di tempo, ma nient'altro. JoJo si guarda solo per le botte, la trama bella inizia dalla parte 7, sì. Strana è tipo la migliore ragione per Gavin in qualsiasi cosa. È più interessante qualcosa di strano. Se fosse qualcosa di normale, cazzo, perché mi dovrebbe interessare? No? Tipo questa canzone qua, è strana, no? Ok. Chainsaw Man l'ho già letto. Wolfery, grazie all'abbonamento con Prime per 10 mesi. Come sempre, Streamers lo fa capire in modo incomprensibile. Cazzo di. Non importa. 10 mesi, boys, dagli altre due. Altre due e c'hai prima di fuoco. Per Switch c'è un'ampia scelta di giochi per un novizio di RPG? Beh, c'hai Xenoblade Chronicles 2 e Xenoblade Chronicles 1. Hai. Uscirà Triangle Strategy. Hai Fire Emblem Three Houses. Hai Octopath Traveler. Hai Bravely Default 2. C'è un po' di roba. Io parto sempre un minimo di trama con un senso, altrimenti penso troppo a quanto sia patetica e insensata e mi rovina tutto. Lo stesso vale per i giochi di film. Fino a un certo punto. Ma neanche in pazzetto dovrebbe fregare cosa la trama di JoJo. La trama della pazzetta è fatta bene. È anche lì stranissima. E vi deve piacere qualcosa di assolutamente strano. Però è davvero fighissima. È scritta davvero molto bene. Buon lavoro quella lì. Il coso galante, grazie al momento con Prime per 10 mesi. No, va bene, scusa. Ti ringrazio. Ci sta. Non so se per un novizio di RPG Xenoblade vada bene. Però tutti ne parlano estremamente bene, quindi che ti devo dire. Io non sono il più grande fan di Xenoblade, ho giocato al 2 e ho detto ho giocato 60 ore e poi l'ho droppato. Stai ancora contando My Academia manga? Aspetto che finisca. Hanno detto che non manca troppo la fine, è da tipo già 2 anni che non lo leggo, quindi buona, aspetto che finisca. È come One Piece. One Piece non aspetto che finisca il manga. Aspetto che finisca l'arco narrativo. Quindi adesso sto aspettando che finisca Wano. Ci vorrà forse un altro anno. Non lo leggo da 3 anni. Però va bene. Da quando iniziamo The Binding of Isaac? Sarà tanto. Dovrei fare una cosa nel mentre. Se tra tanto dovrei fare una cosa nel mentre. No. Uno, faccio quello che voglio. Due, tra un minuto. Di Xenoblade se ne parla bene, ma il combat system è molto complicato, specialmente quello del 2. Non è molto complicato, non tocchi il controller e va in automatico. Ovviamente puoi fare anche della roba in più, ma quello lì non mi piace per quella ragione. Ad agosto c'è l'ultimo volume di JoJo. Ah, ok, allora probabilmente riesco a finirmelo di. Me lo tirerò a leggere tutto ad agosto. Neve contro il sistema, mi piace. Fatemi accendere. 260 ore su The Binding of Isaac. Nice. A che punto sei con le challenge? Non ho fatto niente. Quanto ci hai messo a fare The Lost? Cosa con The Lost? Ok. Signor Gavin, lei cosa ne pensa di Harry Potter? Avevo fatto anche un video in passato dove controllavo in quale casa di Harry Potter finivo. Mi piace Harry Potter. Non sono il più grande fan, ho visto i film e basta. Non ho letto i libri. Ho detto, nice, sono andato avanti con la mia vita.
non è tutto quello a cui penso. C'è gente che invece è super fissata con Harry Potter ed è la cosa che ama di più in assoluto. E invece sono dei tipo, ho apprezzato, basta. Allora, challenges. Come vedete, le challenge dei vecchi di Binding of Isaac le ho finite. Ma adesso c'è Repentance. Repentance sono queste qua. Forse anche, no, Afterworld Plasma l'ho toccate. Non c'avevo voglia, Afterworld Plasma mi aveva fatto abbastanza schifo. Ci sono poi che altre sbloccate. Scatman, Bloody Mary, Isaac's Awakening, Seeing Double, Hot Potato, Cantriped e la challenge finale, numero 45. Cosa vogliamo fare? Isaac's Awakening cos'è? Link's Awakening? Probabile. Scatman, non ho idea. Bloody Mary, tutti oggetti a tema sangue. Seeing Double, non lo so. No, la 45 casomai la facciamo a fine live. La 45 è completamente random, è un casino. Prima vorrei cercare di fare una challenge più normale. Quanto sei morto prima di fare ogni singolo boss con The Lost? Beh, non mi allenavo con The Lost, ma mi allenavo con i vari personaggi in generale. Andiamo in ordine. Possiamo anche andare in ordine, no? Scatman. Forse possiamo andare in ordine. Ha senso. Io ho visto in live che anche Sabaku, per quanto forte a giocare, Jacob Bezos sono un punto debole. Ma è per tutti. Per ogni singola persona, Jacob Bezos sono un punto debole. Cambia categoria, dovrebbe essere già cambiata. Lo è. Facciamo la 36. Facciamo in ordine. Perché non so cosa è cosa, quindi facciamo in ordine. Ah, tutti oggetti a tema cacca. E non posso sparare. Devo raggiungere mamma. Ho la cioccolata. Ho la cacca. Pronostico? Sì, si può fare il pronostico. 0,6 di velocità, quindi sono anche parecchio lento. Ho... Non so se è una buona run questa qua. Non so neanche cosa posso fare, non posso sparare. Come faccio a... Si spacca in automatico. E spawno loro. Ah, devo resistere il più a lungo possibile. Fino a che tutte le cacchine hanno sconfitto i nemici. Oh no. Oh no. Oh merda. Oh merda in tutti i sensi. Oh merda. Posso spaccare loro e ottenere delle altre cacche, almeno. La cacca in questa run sarà estremamente importante. Thor 99 Lagaz, abbonamento con Prime per 3 mesi prima di bronzo. Potrebbe essere tremenda questa run. Potrebbe essere tremenda questa run. Mi servono più cacche in assoluto. Devono combattere per me le cacchine. Il fatto è che muoiono dopo un po' le cacchine, quindi non... Vai. Spawno altre. Ce ne sono ancora qua in giro, spero. Grazie abbonamento con Pam per 3 mesi prima di bronzo. Vai. C'è ancora lui. Ok. Skywalker ha influenzato questo gioco. Beh sì, non è... Non è che sia molto... contento di questa run per il momento, con il fatto che devo più che altro aspettare. Potrebbe essere una run 3 merda, esatto. Potrebbe essere una run 3 merda. È una run da evocatore, ma una run da evocatore di merda. Cioè, tecnicamente Lilith è una run da evocatore. Non esplodete cacchine. Venite qua, si è colpito da solo con una bomba? Vai cacchine. Vai cacchine. State lì vicino. Cacchine, state lì vicino. Perché non si chiude quel portale? Cacchine, state lì vicino. Wow. Non puoi subire danno da contatto, in che senso?
credo che possa comunque subire danno da contatto. Che fastidio che mi fa esplodere le cacchine con le bombe. Io non so se è il più semplice da combattere con questa build qua. Oh oh, oh dai. Perché sono scappate via le cacchine? Dovete rimanere su di lui, dovete fargli pressione, dovete colpirlo. Leggermente, leggere suggerimenti sopra di me. Non l'ho visto, cioè non ho visto niente di fondamentale. Ho aumentato il mio tier rate, buonissimo, molto utile. No, perché? Ho usato una bomba. C'ho 16 bombe cacche che sono buone. Però non posso spammare costantemente. Non è una buona idea. Te puoi spegnerti? No. Serve una moneta. Se i tuoi nemici diventano cacche, sei distruggiti cui? Perché? Ah, perché c'ho third touch. E perché mi dovrei curare? Nice. Mi sta sparando. Ah. Per la trasformazione. Prova un attimo che ti costa. Posso provare? Non contro lui però. Quindi non posso provare. Oddio. Lo sapevo, mi prendeva. Ero proprio in un punto di merda. Ah, spaccare le cacchine mi cura di mezzo cuore. Non che mi serve questo là, perché anche se ottengo Bookworm non cambia nulla, però. Le cacche ti seguono. Se andassero un po' a caso, secondo me sarebbe meglio. Ti seguono abbastanza, quindi cercare di andare oltre il nemico e fare in modo che il nemico venga colpito in quel modo. Vorrei tenermi il patto, casomai. Non so se ci serve a niente il patto, però possiamo puntare al patto con gli angeli. Quello è buono. Si scende. Controllate la cursed? No. Sella. Per fortuna bisogna soltanto raggiungere mamma. Questo rende le cose più fattibili, ma non rende comunque la run semplice, perché è una run di merda. Avvicinati, merda. Avvicinati, merda. What? Non mi uccidere le cacchine! Non hanno fatto niente di male, sono carinissime. Rip, non ho votato, era un back easy. Non ho visto quanto avete votato e cosa avete votato. Fanculo. Avete votato cose buone, spero. Avete votato a mio favore, spero. Però loro che scappano è tremendo da... È tremendo a combattere quelli che scappano, perché non puoi andargli oltre. Oh madonna, oh madonna, oh madonna, oh madonna, oh madonna. Addio! Quel bandano prendevo. Ok, patto già diminuito al 30%. Ottimo così. Pillola, speed down. Vado addosso ai nemici. Non vado addosso ai nemici se ho la chance del patto col diavolo. Adesso posso farlo però, perché non c'ho più la chance. Quindi non importa. Muoiono direttamente se mi vanno contro. Is. Questo rende la run più veloce. Rende la run più veloce. Potresti anche fregartene nei patti. Beh, perché dovrei fregarmene quando posso ottenere un patto gratis? No? Cioè, posso anche fregarmene. Posso anche invece... Posso non fregarmene, posso anche fregarmene. No? Sì. The Real Sasso 97, grazie abbonamento con Prime per 3 mesi, la prima di bronzo. Anubeddu, non so che significhi, ma mi è uscito. Cioè, boss fight? Che Regman forse non è il massimo. Regman non è il massimo, dovrei dire. Oh, forse. Bravissimi. Di nuovo così.
boss fight più easy di sempre. Non poteva andare meglio di così. Ma stiamo scherzando. Potentissime le cacchine. BFF fa la sua porca figura qua. In questo caso non è una figura di merda, è una ottima figura. Devo tenermi da parte il Soul Hat per dopo, visto che loro non colpiranno mai qua. Vabbè, non importa. Buon peccato, ma ci accontentiamo. Ok, una sconfitta in automatico. Si controllano pure i basi, ci potrebbe essere qualcosa dentro di buono. Ma stai pagando il gioco? No, te lo dico perché il punto è che non prendi il danno. Eh? Stai pagando il... No, te lo dico perché il punto è che non prendi danno. Significa... Cosa mi rappresenta? Cacchine scappate! No, cacchine, perché? Non ve lo meritavate. Volentieri. Godzilla è da stroke trying to read this. Abbastanza. Si sta parlando la lingua degli dèi. Io l'ho detto che di recente è davvero difficile leggere la chat. Non stavo scherzando quando lo dicevo. Davvero difficile. Ma se trovi un altro BFF, non so se puoi. Non ha senso prenderlo. Non so se puoi. Perfetto. Mi spiegate il 95? È un numero divertente. Mi hai visto un 95 e non ti è venuto a fare haha? Basta questo. Entro nella cursed. No, non posso scappare perché sono troppo lento. E un cuore del genere, va bene. Poi posso comunque provare a prenderlo. Va bene. Comunque è incredibile che le scorse volte morivo su quelle cacche di spine e stavolta, non vedendo lo schermo perché è completamente ricoperto di cacche, sono riuscito a passare le mezzo delle spine. Che cosa ci posso fare? Le scorse volte sbagliavo sempre invece. No. Controlliamo anche l'ultima stanza. Nah, siamo a posto, non c'è bisogno. Che presa di per i fondelli. Mi sarebbe piaciuto le scorse volte farlo per bene, però. Si controlla il negozio? Sì, tanto le chiavi non ci servono per altro, quindi si va. Non c'è la macchina di donazioni, giusto, perché è una challenge. Peccato. Se no avrei voluto prendere volentieri la bussola. Vabbè. Peccato. No, niente. Meno che qua non ci sia qualcosa. Non ti manca treasure room. Non c'è la treasure room quanto una challenge room. Per questo non le controllo le treasure room, perché non ci sono. Cazzo, solo uno. Non ce ne sono altri, vero? No. Ma Zelda l'hai giocato? Ah sì, uno Zelda nella mia vita l'ho giocato, sì. Settami Queen ha vinto il 95 e ha detto haha funny number. Ha visto il 95 e ha detto haha funny number. Ora lo mette sulla fiancata. Esatto. Secondo me, se no, qual è la logica del numero di Settami Queen? Anche il numero di Frederick. Frederick, secondo voi, perché c'ha il 95 nel nome? Perché ha detto haha, qual è il numero di Settami 3 sul canale? 95. Ok, perfetto. Incredibile. Questa stanza qua ha un dito in culo. Vai. Appena si avvicinano li colpisco. Toh. Mi uccidono le cacchine così. Non devi uccidermi le cacchine. Vabbè. Tremendo. È meglio 69, no? No. Chiaramente no. What the fuck? Lo sniper. Non serve a niente? Non posso prendere. Diventa ancora più lento. Divento ancora più lento, non posso prenderlo. Non mi lanciate contro le spine!
Cretini. Dai, falla sta slow run. Ho già 0,48 in velocità. Non posso passare a 0,3. Mi serve per le boss fight la velocità. Wow. Non credo ne valga la pena. Money Wars Power. Non otterremo mai abbastanza soldi per utilizzarle. Non credo cambierà mai molto. Neanche quello. You are slow IRL. We need you slow also here. Perché sono lento in vita vera? Cosa significa? Da quando sono lento? No, non credo ci serva nulla. Credo che il danno del cacchino non scali sul nostro danno. Non credo. Quando ci metti a pranzare. L'unica cosa in cui sono lento. Come on. Bisogna essere così selettivi, si può fare di tutto. Non voglio colpire i funghi perché possono esplodermi in faccia. Detto ciò, potrebbero darmi una cosa di utile però. Tanto mi curo con le cacche. Ok, pillole 1, speed up. Buonissimo. Pillola numero 2, bombs are key. Lemon party. Pessimo bombs are key. Orribile bombs are key. Jolly, grazie al momento che comprai per la prima volta. Grazie mille. Bruttissimo bombs are key. Bruttissimo. Nella charge potrei il planetario? Non credo, no. Non so come potrei. Ma faccio sconfiggere lui. Come faccio? Come faccio a sconfiggere loro? Con le bombe, ovvio. Ma se non c'ho bombe, muoio? Cioè, devo utilizzare 4 bombe qua? Sono ancora rotto di bombe. Ah. Huh. Beh, bombs are key è la cosa peggiore che potesse capitare. In assoluto. Pensavo fosse bombs are key. Ruggero, ragazzi, abbonamento con Prime per 8 mesi. Siamo ad 8. Thank you. Potevi fare esplodere le porte. No, perché qua c'è la stanza della boss fight. E quindi questa stanza qua devo per forza concluderla. Salve. Si controlla il negozio perché tanto ormai abbiamo 80 chiavi. La cava. Forse ci può tornare utile. Distruggevi le rocce e creavi il ponte. Ah, è vero, potevi fare anche quel modo lì. Maybe. Potevi fare un passaggio usando le cacchine come ponte. No, le cacchine non potevano farlo perché non andavano sopra il vuoto. Bomba la vorrei prendere. Prendiamo il sacchetto. Per un'altra bomba. Per un singolo penny. Prendilo. Vedi qua. Ok. Facciamo una boss fight ora. L'aver perso tutte quelle bombe lì è stata la cosa peggiore finora, onestamente. Devastatelo! Devastatelo! No! Non far esplodere le mie cacchine! 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 L'avete circondato! L'avete circondato! Era la vostra occasione! Venite qua! Venite qua, cacchine! No! No, è l'angolino! È all'angolino! Ci sta camperando all'angolino! Sa che è il punto più sicuro per lui! Vai, vai, vai qua, vai qua, vai qua, vai qua. Vai qua, vai qua, vai qua, vai qua. Let's go. Ok, perfetto. Oh, un orbitale volentieri. Ma non puoi colpire il boss? Prendo danno, non so se faccio abbastanza danni per giustificare quell'attacco lì. Però adesso con un orbitale ci possiamo più pensare, di sicuro. Ma prendiamo quindi...
La Small Rock? Io non credo, non credo cambi il danno dei nemici. Non credo cambi nulla. Via. Bella la Scatman Challenge. Per il momento è simpatica in realtà. È un po' una challenge di merda, però è simpatica. Ok. Non sei. Te sei speed down. Mi ricordavo di averti visto come pillola, ma pensavo fossi quella. Quella buona. Speravo tu fossi. Bombs are key. Non questa qua. Vabbè. Un po'. Devo levare qualcuno. Una challenge di merda, sì. Concordo appieno. Avvicinati. Ok. Venite cacchine, venite cacchine, venite cacchine. Non l'ha preso. Devo camminare dal lato alto della stanza perché non voglio sprecare troppi soul art finché posso. Ok, perfetto. Usala per il content. Non è content un altro speed down. È solo essere più lenti. No. Sei più lento, dimmi tutto il suo potere, visto che ho trovato un'altra cosa. Ma se mi hai fatto i complimenti mi hai detto, ma come cacchio fai a... Come cavolo fai a pisciare così in fretta? Mi hai detto, boh, vado, spingo, esco, ciao. Non è che faccio molto altro. Cosa devo fare? Cioè, la doppia moschina mi fregava. Damn, he's right. Oh, oh, oh! Cacchine d'oro! Cacchine d'oro! Le cacchine premium dorate! Che figata! Ho le cacche a crubalino e le cacchine d'oro! Sono bellissime! Vai, cacchine d'oro! Ma c'è ancora lui in vita! Via! Ah, what the fuck! Esploso dal nulla! Grazie della bomba! Mi torna molto utile! Le cacche ricche, sì, quelle lì sono le cacche. L'1% delle cacche. Le cacche che vanno nello spazio con i propri soldi utilizzando un razzo. Le cacche che decidono di lanciare una macchina nello spazio con la loro compagnia di navicelle spaziale. No? Quello. Quel tipo di cacche. Nice. La blue candle? Potrebbe essere una scelta la blue candle. Mi dovrebbe permettere anche se non c'ho gli occhi di lanciare fiamme blu. Senza cacche non so se non conviene. Beh, l'oggetto che ho non è l'unico modo per ottenere delle cacche. Per il momento andiamo un secondo avanti ancora con questo qua. Adesso ci penso. Cacchine, non cadete nelle spine! Cacchine! Ah, ok, sono immuni. Perché sono immuni a queste spine qua ma non alle altre? Non è da. È quella che te ne fa ottenere di più. Mi sembra che ogni tanto le posso spawnare pure io randomicamente le cacche. Oh no. Ok, sta merda a distanza. Oh. La moschina che si è attivata. Grazie moschina. Oh no. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Fatto l'ordine sbagliato. Sono andato nel panico. Odio quella stanza. Come sempre. Avvicinati. Avvicina. Non così vicino. Il minimo per farti colpire. Non così vicino. Eh,
cazzo, va a prendere sempre danno. Sono troppo lento per non prendere danno in quella stanza. Che fastidio incredibile. Allora, Io proverei la candela. Posso usarla, no? Sì, posso usarla. Secondo me è una buona idea. Secondo me è ottima. Appunto, non posso più spararne costantemente, ma posso davvero fare un sacco di danni con la candela blu. Oh! Ok. Boss fight. Te. Vabbè. L'ho paralizzato? Sì, visto? Vedete che la candela blu è buona. Sì, tengo la candela. Tengo la candela per forza. Controlliamo la cursed? Nah. Scendiamo. Curse of the Lost, non posso vedere la mappa. Non il massimo. Non il massimo. Lui può spawnare tecnicamente delle cacche. Volendo potevo tenere lì all'infinito e spawnare infinite cacche? Non lo so. Troppo tardi perché ho già ucciso. C'era una tinted, non l'ho vista la tinted. Però comunque uno speed up non è che mi farebbe schifo ormai, eh. Mi farebbe comunque piacere uno speed up. Quelle boss devi affrontare. Devo raggiungere Santo Mamma, credo. Non credo di fare molto altro. Guarda, da quello che compare lì, dovrebbe essere soltanto il piede di mamma. Ma ci sono troppe mamme, quindi specifico anche il piede di mamma, non... Oh, nice. È il piede di mamma e non... Sconfitti. È il piede di mamma e non il Demoter. Il Demoter sarebbe più complesso. Rompi i teschi perché... Ah, giusto, sì. Ma ci sono dei teschi, possiamo rompere. Wow! Vai! Posso utilizzarlo spessissimo poi, questo qua. Salve! Oh, bravissimo! Mamma mia, le cacchine dorate sono fortissime! Sono super buone le cacchine dorate! Prendo l'altro, tanto speed down non lo voglio di sicuro utilizzare. Sono buonissime le cacchine dorate. Credi di essere in grado di vincere ora come ora? Penso di sì. Penso di sì. Basta che trovo abbastanza cacche durante la strada, dovrei riuscire a farcela. Sul workshop di Steam c'è una mod che ti permette di vedere le descrizioni di oggetti a schermo. Yes, lo so. Questa era stata sbagliata perché non posso andare avanti. Sai che esiste il mod di Jojo? Sì, lo so. Ma non ce l'ho passato. Mi ricordavo male la forma del piano. Ok. Sono comunque esplosi. Bastardo, è spawnato. Aiuto. Ricky Live, grazie all'abbonamento. Con Prime per 5 mesi. Dry baby. Perché no? Let's go. Let's go. Ce la possiamo fare. Possiamo vincere sta run. Così a caso? Così a caso si può trovare? Non l'ho mai visto succedere. Una delle stanze più rare del gioco. Mi sa di sì. È tipo la peggior run in cui compare, perché non mi serve a nulla. Manco potessi dire, vabbè, tanto almeno la utilizzo per provare a battere Mega Satana. No, mi ferma in automatico a The Mother. No, a mamma.
Scary, grazie al abbonamento per 5 mesi. Grazie mille. Ok. Posso dare un po' di chiavi a te, no? 25. Ma che significa? Ma perché in questa run qua mi danno sta roba? Perché mi danno sta roba in questa run? Ma non mi serve. Perché questa run? Dead key, red key, ma perché? Adesso basta che mi dia la R key. Manca solo quello lì. Sia nel gioco sia nella vita vera. No, sapete perché? C'ho la R motion, quindi non posso dire la R. No? Ok. Ricordiamoci che qua c'è questo. Sackboy. E more options. Sackboy è automatico per me. More option mi serve? More option è quello per il negozio, no? Non lo so. Per il treasure o quella per il boss, non mi ricordo. Tofu, grazie al momento compagno per 13 mesi. No, è per la treasure, allora non ci serve. Carta? Cioè. Hai dato due chiavi al bagger e ti ha dato una red key? Sì. Sì. La batteria non mi serve. Ho fatto bene a prendere la blue candle. È stata una buona scelta. Mi stanno quasi per finire però le... Sono quasi per finire però le cacchine dorate. Devo trovare un'altra cacchina dorata per compensare ora. Mi sembra il minimo, no? No, ho mancato. Oh, mi uccide le cacchine. Non mi uccide le cacchine, bastardo. Sono mie. Sono i miei amici. Li voglio bene. Sono come una famiglia per me. Oh, merda. Dire che le cacchine sono come una famiglia per me vuol dire che la mia famiglia è una merda? Significa quello? Possibile. Cosa siamo? Dank Depths 1. Ok. Ho d'altro da fare in questo punto qua? No. Hai provato Pokémon Knight? No, non lo provo. Te spawni cacche a mio favore o no? Ah no, te sei quello. Ovviamente quello che spawna. L'unica cosa che non sono cacche. Bastardo. No, fatta apposta. Credo che sia fatta apposta che lui non ti possa spawnare delle cacchine, perché sennò sarebbe la boss più semplice del mondo, perché si fa danno da solo. Però non è che mi avrei fatto schifo, eh. L'avrei accettata come boss fight. Vabbè, comunque ce la siamo cavata bene. Ce la siamo cavata bene. Fatto? Fatto. Speed. E c'era un altro eternalato in questo piano, eh. Ce n'era ancora un altro. Ce n'è ancora uno, eh. Secondo me abbiamo ottime chance di vincere. Secondo me. Adesso scendiamo. Bam, the hermit. Vado al negozio, vedo se c'è qualcosa di buono. E spero di essere vicino alla boss fight. Se sono vicino alla boss fight, entriamo direttamente nella boss fight. Questo è l'obiettivo al momento attuale. Ho votato bene. Fatemi vedere il sondaggio. Controllo ora. 175.000 bacche puntate. Bitti con 50.000 bacche sulla mia morte. E Enril. Henry, il non degno, 16.000 bacche su io che vinco invece. Ci sta. Buoni numeri. Blank card. Non mi serve. Non ho un bellissimo negozio. Posso al massimo comprare questo qua. Non era utile. Ci accontentiamo. Spero di essere vicino alla boss fight. Spero. Potremmo essere dall'opposta, nella direzione opposta alla boss fight anche, però. Che l'ho preso? Ah, ci sono quelli che si muovono, me lo ricordavo. Me l'ho dimenticato completamente. Ah, ma ho compensato con questo qua. Ottimo così.
Mo che l'hai detto perderai. Beh, no, ho detto che vinco 100%, ho detto che abbiamo buone chance. Abbiamo buone chance. Gigi la trottola con il Sudoku. Va bene. Ma vaffanculo, dai! Ma va che... Ma com'è possibile? Ma è una presa di culo! Con quanti chance una cosa simile? Ma che era? Ma cosa mi significa quell'attacco lì? Che cazzo era? Ah, ok, siamo alla boss fight. Stanza... Non può essere la stanza segreta. Potrebbe essere qua la stanza segreta. Stanza segreta. Controlliamo giusto per sicurezza, per andare avanti. Qua ci potremmo curare, però non ci interessa. Vabbè, boss fight. Boss fight. Ormai esserci. Posso la chance con il patto, ma non cambia molto. E vai, io almeno no, abbiamo vinto una cosa, almeno sono già contento. Sono già contento. Abbiamo vinto qualcosa. Dirty Mind. Non so cosa sia come nuovo oggetto, ma abbiamo sbloccato qualcosa. Ah, questa è una challenge fattibile. Nulla di tremendo, troppo complesso. Dai, per iniziare era buono. Quello delle cacche amiche. Ah, ma non... Che rende tutte le cacche amiche. Ah, ok, allora sì, ha senso. Abbiamo finito la prima challenge di Repentance. Scendi, 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 scendi. Toh. Quindi ora dovremmo fare e provare Bloody Mary. Ci ho messo 30 minuti per fare la run, wow. Record di sempre. Fatemi un secondo andare in bagno però, perché devo andare in bagno. E c'è la seconda telecamera? Non lo so. Quindi mi metto qua a piantino. Fatemi un secondo, vado in bagno. Era da un po' che non andavo in bagno in live. Era da un pochino. Slow Gary, ho tocchi solo. Ma hai detto che vado troppo di fretta, ho fatto più piano. Farà 32 per completezza. Perché? Ah, per April's Fools. Marciapiede, grazie al momento con Prime per un anno. La prima di fuoco, vado a fuoco, aiuto! Non ti preoccupare, tutto a posto.
Gravia, che ne pensi di David Rubino? Non so che sia. È una persona probabilmente, non so chi sia. È un po' che non andavo in bagno. Era la scorsa... Quando è la scorsa live in cui sono andato in bagno? Quella lì era l'ultima live in cui... ero appunto andato in bagno. Quindi qualche settimana probabilmente. Bloody Mary! Challenge numero 37. Scatman era semplice. Vediamo se Bloody Mary sarà la stessa cosa. Finché le run finiscono a... mamma, sono gestibili. Quando si va più avanti, bisognerà vedere. Bloody Mary si prova. Se si muove questa là, si prova con quella successiva dopo. Allora, Curse of the Labyrinth. Abbiamo Ivy Bag. Abbiamo 1.30 di velocità, 3.5 di danno, 2.7 di rateo. Book of Belial. E anche quello lì che non mi ricordo mai cosa faccia. Credo sia un po' un problema. Mi ricordo che è abbastanza cattivo questa cosa qua. Devo battere Satana. O è Mega Satana? Credo sia Satana. Credo di dover battere Satana. Quindi qua bisogna battere anche Utero e tutto andare oltre. Ed essendo Bethany non possiamo ottenere dei Soul Art. Ok. Potrebbe essere complessa. Grande prima stanza. Tutto calcolato. Tutto esattamente calcolato come volevo io. Non ricordo se facesse l'altro. Se trovi il chat sei a posto. Speriamo allora ad ottenerlo. Petrified Poop. C'è il Zat che faceva. Give Zaza Carriage 100 Fine Arts from dropping. Ok. Dà più chance di ottenere dei cuori rossi. Che ci serve per lei. Quindi teniamo questo qua. Perché aumenta la nostra chance di ottenere dei cuori. Ed il che è fondamentale per lei. Visto che non può avere dei. Nient'altro che cuori rossi. Sono andato in automatico qua per spaccare la roccia. Perché nella scorsa run potevamo spaccare tutte le rocce. Sbattendoci contro. Ma no, qua non possiamo farlo. È una merda, no. È una merda la scorsa challenge. Questa qua è la challenge del sangue. È confuso le challenge. Come si fa a votare sì o no? È già finito il pronostico, quindi non può più. Perché non ho trovato questa stanza qua la scorsa volta? Sarebbe stata perfetta. Lasciate anche qua, casomai prendo Petrified Poop e lo utilizziamo... in questa stanza qua, vediamo se ci riusciamo a ottenere qualcosa di buono. Si può fare. Spendo un attimo di quel tempo in più per ottenere degli oggettini buoni, perché no? Ma tanto hai vinto nella scorsa, beh. Vorrei mantenere la win streak. What the fuck? Uno sniper. La mia win streak più lunga credo sia stata massimo tipo di 10. Non credo di aver mai fatto troppo di più. Anche perché non ho mai giocato per cercare di fare una win streak. Ho giocato sempre per fare o delle cose strane o per ottenere dei completion mark. Quindi non ho mai puntato a fare una grande win streak. Però che se no in futuro si potrebbe anche fare. Dopo che ci ritiriamo soddisfatti di tutto quello che abbiamo sbloccato. Perché dubito fortemente che sbloccheremo tutto. Possiamo anche provare a fare delle live dove cerchiamo di portare avanti la win streak il più a lungo possibile. E utilizziamo un personaggio con cui ci troviamo. Ci troviamo in buone chance di vincere. Proprio loro prima della stanza del boss, eh. Proprio loro prima della stanza del boss, eh. Cazzo. Ma perché? Ma la win streak ha effetti anche sul dungeon? Non credo. Due The Tower, ma per quale motivo? Ah, è un piano XL! Quindi ho perso la chance col diavolo. Ma vaffanculo. Ma che merda. Non avevo notato fosse un piano XL. Usano sempre piani XL.
Sarebbe strano, potrebbe essere. Molto volentieri Pentagram, molto volentieri Pentagram. Qua comunque non ci saranno le stanze del tesoro, no? Bloodoath ogni piano ti lascia con mezzo cuore e ti potenzia. E cosa faceva Bloodoath? Che oggetto di merda. Per sbloccare un oggetto di repente devi fare una streak di 36 con Eden. Non può tanto. Eden è un buon personaggio per farlo, perché almeno è divertente. Però porca vacca. Non sono un attacco blu negativo. Sono, diciamo, delle cariche speciali che posso attivare consumando di Soul Art. Madonna, che cecchini. Nulla di che. Se non riusciamo a comprare niente in questo negozio, non è la fine del mondo. Non voglio utilizzare i miei Soul Art, quindi... Oh, peccato. Vabbè, utilizziamo due o uno, quello che è. Proviamo comunque. L'anello è utile. L'anello è un oggetto attivo che ti fa spostare sassi e roba simile. Può essere utile, ma non credo sia più utile di Book of Belial. Non credo almeno. Little Hunt o The Hunt, come si chiama? The Hunt. Non utilizzerò mai un altro modo di tower. Al massimo faccio questo e nient'altro. Perfetto. HP up e patto con Satana. Entriamo nel patto con Satana per vedere se c'è qualcosa di buono. O facciamo patto degli angeli. Io direi patto con gli angeli. Ci servono i cuori rossi. Ci servono i cuori rossi per forza. Di sicuro. Ok, prima di lasciare il piano, raccogliamo un pochino di, casomai, soldi o oggetti con petrified pupe e le cacche e poi ce ne andiamo. Angeli è meglio perché cuori ci siamo davvero tanto qua. Non potendo ottenere dei soul art non ha senso controllare il patto con Satana. Perché anche oggetti utilissimi come Abaddon o come si chiama, diventano poco utili con un personaggio come Bethany. Purtroppo. Hanno incentivato molto i patti con gli angeli in Repentance. Che non è una cosa negativa, perché in passato non c'era mai un motivo per prenderli. Una cosa buona. In passato, diciamo, ti capitava di prendere soltanto quando volevi puntare a Mega Satana e non molto altro. Adesso invece c'hai delle ottime ragioni per delle ottime ragioni per cercare di puntare patti con gli angeli. Anche se comunque patti con Satana c'hanno comunque i loro aspetti positivi. C'è comunque un sacco di oggetti davvero buoni là dentro, quindi è davvero bilanciato Repentance. Probabilmente è il momento di Isaac, in cui si trova appunto Isaac Rebirth, più bilanciato di sempre. Dopo Afterbirth Plus per me non lo era per niente. Con Repentance mi sembra davvero ottimo. Oggi dico Beisau? No. Quindi adesso appena cambiamo piano perdo tutta la vita? In automatico? Sono le secret? Sì, dovrebbe esserci. Non c'ho molte bombe. Porca vacca, rischiosissima sta cosa. Ho più danno e più velocità. Oh merda. Servono tanti soul. In che senso? Con Bethany è un suicidio, insomma, sì. La peggior cosa che puoi fare con Bethany è prendere questo oggetto. Porca vacca.
Ma è una bella challenge, sta è interessante. Che cazzo, sto droppando tanto oggetti random. Sì. Ovviamente. Ok. Non siamo più in diretto rischio di morte. Siamo solo a rischio. Ho letto male il pronostico, fuck. Dovete leggere il pronostico. Ogni volta che lo fa una persona differente scrive in modo diverso il pronostico. Psicognomo fa sempre in modo meno intuitivo possibile. Lord lo fa per bene invece. Deve starci attenti. Potrebbe fregarvi. Ok. Carta rossa. So che la carta rossa potrebbe essere buona, ma stavo pensando il bambino batteria. Era uguale a quello di prima il pronostico. Era uguale a quello di prima, non so, però non lo so, lo scrive nel modo al contrario. Aveva scritto vincerà Gavir questa run, sì o no. Invece era muoverà Gavir, proprio l'opposto. Sì, dai. Two of spades, that's a multiplier. Moltiplico le chiavi. No, zero. Oh. Si va. Book of Belial, chi se ne frega. Comunque, con questa build qua, se non si muore, alla fine si dovrebbe essere buoni. Di danno, di ratio, di statistiche in generale. Però può benissimo morire. Quindi è high risk, high reward. Ma scusami, io c'ho il cazzo di cuore di Isaac, che aumenta le chance di droppare dei cuori rossi. Scorso piano ho droppato 150 e siamo ancora a zero. Come mai? Mi odi gioco? Basta dirlo. Non voglio neanche perdere il patto. Ma cazzo! Mi ha dato tre chiavi! È una boss fight. Cosa posso fare se no? Boss fight. Ah, perso il patto. Ma cazzo! Tanti cuori li prendevamo comunque. Plus one to the lowest stat. Più rateo, volentieri. Sì, ma cazzo, non troppo cuori! Quando possiamo vedere Isaac su YouTube? Ah, non ho idea. Non si attiva neanche, quindi non c'è neanche il bonus delle statistiche. Buono. Molto buono. Perché ho 5 di danno? Perché se non si attiva ogni singolo piano, non mi tiene le statistiche aumentate? Ma vaffanculo. Ma che merda. No, pentagram un cazzo. Prima ce n'avevo 8 di danno, quello è il mio dubbio. Perks. Sto cercando di capire perché il mio danno fosse sceso, non per altro. Ma me lo dai uno? Cuore. Oh, mezzo. Non mi dà neanche un cuore intero. Blank rune, che fa? Algis, peccato. Che merda. Che merda. Wow. Leva lui di subito perché mi frega se no. Vedi qua. Almeno nel danno non siamo così in condizioni tragiche al momento. C'è una mossa di danno. Libreria.
Poi ci pensa la libreria. Sono troppassi dei cuori. Esalmi il mio cuore. Fai carta con la libreria. La libreria non c'è bisogno di farla immediatamente. Aspetta un attimo. Vediamo se tengo delle altre chiavi. Nel caso utilizzo una, il Two of Spades e poi entro nella libreria. Solo allora, quando gli astri si allineeranno. Grazie. Quando gli astri si allineeranno. Donate cuori a Gravia. Sono senza cuori. Non bisogno. Queste stanze mi fregano sempre. Non ci penso perché dico, vabbè, sono già passato qua. Che rischio c'è? Quello. C'è qui il rischio. Patto di nuovo a rischio. Ma ci poteva essere una stanza segreta. Abbiamo il 50% del patto con gli angeli. Ok, mezzo cuore. Thank. Abbiamo il 58% di chance di avere un patto con gli angeli. Se tiriamo una moneta e la moneta va nella direzione in cui vogliamo noi, possiamo trovare qualcosa. Altrimenti no. Come sarà il roll della moneta? Adesso lo scopriamo. Anche se non prendano dalla boss fight, ovviamente. One makes you larger. One makes you larger, non è che mi faccio impazzire. Non è buonissimo. Dammi le monete. Che cazzo. Fanno trovare sempre la roba migliore quando non c'ho bisogno. Scorsa run Dead's Key e Red Key. Però mi hanno dato il Wealth of Wealth. Ma perché? Non ho bisogno ora. Mi serve il Child's Art. Ok. Ok, boss fight. Ci siamo. Aia. Come mi ha fatto a prendere? Si è lanciato in quella direzione a random. Prima volta in cui una cacchina ha fatto una decisione intelligente. L'ha fatta proprio adesso. Vabbè. Non stiamo droppando cuori, una merda. Two of Spades. Abbiamo 10 chiavi ora. Controlliamo il libreria. Lo shop non so se ha senso controllarlo, però con queste tante chiavi forse sì. Non è la libreria questa, comunque, era ovvio. Però stanze con oggetti vari. Battaglie normali o tainted? È una challenge. Non molto utile. Fagli esplodere. Non era quelli che non posso far esplodere? No, perché quello delle bombe è quello che non può esplodere. Quello delle energie invece posso farlo esplodere. Allora sì, perché no? Sono appena tornato e ho confuso la mano in basso a sinistra con l'omino di Among Us. Non è una mano, è un cuore. Oh, cazzo. Questo sarebbe buono da usare? Non troppo, però. Challenge è Bloody Mary. Numero 37? 38? Bundle di bombe. Sì.
Questo non so se mi interessa. Che culo. Il fatto che ho ottenuto un paio di cuori. Ho l'oggetto che dovrebbe farti comparire cuori costantemente. Se vedevi il primo piano. Mi sta andando di merda queste, il drop di cuori. Ma tantissimo. Madonna. Ma quanto spawni? Devi stare calmo. Wow. Patto, 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 patto. Fortuna. Empress. Che cos'è? Era Homing Tears questo qua? Sembra che lui fosse Homing Tears e l'altro è Eternal Rat Infinity. Immaculate Heart. Mi sa che non l'ho mai visto Immaculate Heart. Ah, quello che ho visto ieri è un altro cuore. Questo è nuovo. Non credo l'ho mai provato. Non me lo ricordo almeno. Mi serve il danno, quindi mi devo tenere il Book of Belial. Hall of Tears. Ma forse l'avevo già utilizzato? Spawna random delle lacrime che mi girano attorno. Aggiuntive rispetto a quelle base. Potono essere utile a difensivo. Va molto bene. E ora torniamo a 0 punti vita. Non è secredata. Infatti l'avevo confuso con secredata inizialmente. Quello di destra ha un po' di copertura. Ma non troppo, perché comunque avevo dei cuori aggiuntivi. Quello lì è comodo, ovviamente. Tra l'altro ho ottenuto un cuore in più con questo. Dava dei cuori aggiuntivi tecnicamente, però comunque quando andavo al prossimo piano perdevo comunque il cuore e facevo casino, quindi rischioso. Avevo usato un oggetto dello zodiaco simile. Ah, ok. Non mi prendere! Più velocità, più danno. Speriamo di non morire. Datemi un cuore subito. Let's go, ok, buono. Sono ancora vivo. Dai. Meglio, meglio, molto meglio che niente. Buonissimo, anzi. Assistanza un po'. Un dito in culo. Ok. Chiave dal centro non importa. Con Shield Tears e OP. Quello è vero. Bloccherebbe un sacco di attacchi di nemici. One up. Sì. Ok, siamo a posto con i cuori. Siamo a posto con i cuori. Siamo a posto con i cuori. Per questo piano siamo a posto. Purtroppo già dal prossimo non sarà così. Che palle. Che palle. Ah, non mi fido. C'era un'Eternal Heart. Eh sì. Vorrei non sprecare un'Eternal Heart, quindi lo prendo a fine piano. Eternal Heart, ricordo che se viene colpito lo perdiamo per sempre, non otteniamo i bonus. Quindi lo prendo a fine piano, quando abbiamo già sconfitto tutti i nemici. Non dobbiamo fare molto altro. Ok. Sei già OP per caso? Sì. Prossimo piano non lo sarà più. Quanti cuori in giro adesso? Non ho bisogno. Ho fatto tutta la roba per aumentarmi i cuori. E mi continuano a dare cuori. Non sono già pieno. Come l'ha preso? Mi ha sfiorato al massimo. Non è vero che mi ha preso. È buono però. Però non posso. I cuori sono fondamentali.
Il cuore bianco ti protegge il patto, eh. Tanto c'avevamo tipo il... c'avevamo il 15% di chance di ottenerlo. Non ne va assolutamente la pena. Vabbè, tanto abbiamo preso danno. Si può pure controllare questa qua. Nulla di incredibile, ma contemporaneamente perché no? Vabbè, boss fight. Boss fight. Con la sacrifice per prendere un patto e un oggetto degli angeli. Ah, sì. Sì, 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 è vero. Si può provare a fare, è vero. Non vedevo quali fossero le mie lacrime e le sue. Ok. Comunque patto con il 2%. Perché patto con Satana? Ah, perché può comunque uscire patto con Satana, è vero. Controlliamolo. Potremmo volare se lo prendiamo. Serve volare? Sì. Sì, placente è ottimo. Sarebbe utile volare, sì. Come fate a dire che non mi servirebbe volare? Sapete in quante situazioni può servire volare? Prima sacrifice. No, non si può fare adesso. Prima sacrifice. Se siamo entrati qua dentro non si può uscire. Sì, infatti è che c'ho anche un Eternal Heart. In ogni caso si perde un cuore. Axel, grazie al momento con Prem per 4 mesi. Un saluto veloce, ciao yo. Thank you. Considera che anche i TS che ti ruota una tonna che fanno danno. Sì, sono due cose diverse. Secondo me ne vale la pena. Secondo me ne vale la pena. Possiamo davvero fare tanto volando. Ok, ci andiamo qua. Cosa in fondo. Che per il volo ha preso tipo 3 di danno. In che senso? Significa che per il volo ha preso 3 di danno. Vai. Perché dopo un po' che utilizziamo la Sacrifice Room, cosa che non mi capita mai troppo di poter utilizzare, ma se non mi ricordo male, dopo 8 volte ti compaiono gli angeli. Puoi combattere gli angeli e puoi ottenere della roba molto figa. Puoi andare anche nel patto. Soul Art. The Tower si attiva. Ok. Ci vado, mi vado a curare prima che inizi tipo la boss fight. Giusto per sicurezza. Se sei fortunato ti fai anche un sacco di cacche con i Soul nella Sacrifice. Per il momento non me ne sono comparse molte. Però c'è ancora chance. Ok, che va nella Dark Room a 12 cuori donati. Vado nella Dark Room. Vabbè, prima spawnare gli angeli e roba simile. Ok. Questo qua. Dopo il secondo angelo ti teleporta la Dark. Vabbè, si fa questa cosa qua. Nice. Si fa questa cosa qua ancora un paio di volte. Prossimo angelo si smette. Ora si smette.
Tecnicamente non c'avevo neanche necessità di sconfiggerlo. Non c'avevo necessità di farlo, però perché no contemporaneamente? Ancora uno puoi dare. Come allora si basta. Ci basta così. Ci basta questo. Perché se mi portassi a. Allo Shoel volentieri potremmo provare subito a fare Satana. Non so quante chance abbiamo, ma potremmo farlo. Però no, la Dark Room ci rende impossibile vincere, quindi non avrebbe senso. Nope. Grazie. Ok, possiamo casomai controllare. Stanze segrete e basta. Poi non c'è molto altro da fare qua. A cosa serve la chiave? Per battere Mega Satan. Anche se qua non possiamo farlo. L'abbiamo fatto per lo sport. Ok. Ma ci può essere? No. Bei baffi, grazie. Vabbè, ci lasciamo questo piano qua fatto. Come si prova? Cuore in più, bellissimo, molto bello. Senza alcun dubbio ce lo terremo. Ah, ok. Peccato, non ce lo terremo. Dobbiamo cercare di non morire ora. Ah, non ti serve il volare. Non ti serve il volare, vero? Non mi serve il volare. Davvero, un solato. Non mi serve volare. Aiuto, questa stanza è orribile. Oh! Niente. Orribile stanza, non potevo farci molto. Esposo quel nemico lì, ha preso entrambi e ha creato una marea di ragni. Non c'avevo le caratteristiche per poterli sconfiggere tutti. Nata di sfiga quella stanza lì. Bruttissima. Ci avevamo provato. Tecnicamente si poteva anche vincere, perché con placenta potevo anche tenere il giocatore lì fermo per 30 minuti, andare full vita e andare avanti in quel modo. Però contemporaneamente non lo voglio fare live come cosa. Questo è un peccato davvero. Ci avevamo delle buone chance, stava andando bene. Però proprio quella stanza lì era peggiore in assoluto. Ci andavamo ad aspettare. Da quanto siamo in live? 1:40. Possiamo adesso o provare Isaac's Awakening o possiamo andare di 45. 20.000 bacche nella saccoccia. Devo fare 45, cioè voglio di fare 45. Awakening lo lasciamo per un'altra live, dai. Credo sia figo Awakening. Facciamo 45. Per chi non sapesse come funziona 45, ogni cosa è rotta. Gli oggetti sono randomici, l'effetto degli oggetti è randomico. Il tipo di nemico è randomico, il tipo di piano è randomico. Il tipo di oggetti raccogli tipo è randomico. È il caos completo e nulla ha senso. Va tutto a culo. È praticamente Eden, Tinted Eden sotto steroidi. In poche parole. Ansuz. Perché no? È The Binding of Isaac Randomizer, quasi, sì. Non è così distante da The Binding of Isaac Randomizer. Va bene. Bagger. Quindi si sblocca la 45. Non me lo ricordo. L'avevo sbloccata, non mi ricordo cosa avessi fatto. Che strano il colore del piano così, comunque. È stranissimo da vedere. 64 monete per quello, 27 per quell'altro. Non credo che ce la faremo di monete. Ma chi fa questi pronostici? Credo Psicognomo. Non mi è sembrato di vedere l'ordine in chat, quindi credo sia Psicognomo a farli. No, dai, è un penny fregatura. Usare una bomba per attivarlo. Vale la pena? Non lo so.
Dalle sterocce. Ho usato una chiave quando non volevo, ma va bene. E finora tutto ok, finora tutto ok. Ora invece ho un cuore nero. Non mi ha cambiato le statistiche e non sto facendo niente. Che ending ha intenzione di fare? Blue Baby. Non posso fare molto altro, quindi Blue Baby. Ok. Ho mancato, non ci credo. Mi è sembrato diventata troppo storta, quindi ho cercato di spostarla. Un po' di soldi. Che cazzo, ho sbagliato. Potevamo controllare pure la Super Secret. Sbagliato. Mi hanno tolto mezzo cuore, mi pare. No, l'avevo preso di danno nel mezzo cuore. È esploso con una scureggia. Succederà sempre oppure no? Sperate si facesse esplodere da solo. E ci sono riuscito a farlo esplodere da solo. Bam. Mi fa saltare e mi fa spanare per una stanza lui. Ok. Va bene. Ho detto che è proprio una randomizer questa qua di Isaac. In realtà è fighissimo come concept. Allora, diamo i soldi al bag, tanto non ha senso fare altro. Sì, ha spawnato anche le mosche. Ha spawnato le mosche, ha fatto uscire l'occhio e ti fa saltare. The Lovers. Volentieri. Fortuna è utile. Finché non si attiva un effetto strano come la scorsa volta, volentieri tutto. Altro oggetto attivo, che fa? Non ho idea, ma si ricarica ogni stanza. E nel gioco ancora più infinito, secondo me, in parte, sì. Cosa significa PhD, che non ho capito? È il dottorato in inglese. Se diventi un dottore in inglese, devi fare un PhD. Cosa farà? Cannuccia? Non ho idea. Il fatto che non so cosa faccio, tengo il teleport e chissene. Spamo dei cuori, forse posso saltare. Curse of the Blind. Non che ci cambi molto in questa run, quindi va bene. E beh, davvero poco o nulla. Statistiche come siamo? Non ho controllato. Siamo Isaac base. 1 di velocità, 2.7 di rateo, 3.5 di danno. Isaac base. Ci sta. Voi bastate, avete ucciso la scorsa run perché non potevo fare nulla. Forse c'era qualche modo nella scorsa run per riuscire a circumnavigarle e riuscire a scappare, ma dubito. Non credo fosse molto semplice da fare. Tu hai un PhD? Decisamente no. A meno che tu non intenda un pretty huge dick. In quel caso no, decisamente no. Wow. Più veloce, meno danno. Più veloce, meno danno. Non sono un grande fan di questo upgrade, ma va bene. È uscita la saccoccia di Kaino Tainted? Ok. Buona a sapersi. Oh, esploso. Non ci avevo pensato fosse la variante esplosiva. Volevo provare a prendere lui. Vabbè. Boss fight.
mi sono lanciato contro di loro per sbaglio. Mi sono dimenticato che mi fa saltare nella direzione in cui sto tendo dritto. Vorrei evitare di prendere danno perché fatto con Satana, molto volentieri adesso. Non c'entrerei, però molto volentieri comunque. Ok, patto, ok, perfetto. Te sei. Lancio dei denti neri. Non entro là dentro perché vorrei prendere la stanza degli angeli in modo da non sprecare punti vita. Perché tanto se entro là dentro devo spendere dei cuori per roba random, quindi non ha senso farlo. Io andrei a cercare la stanza degli angeli. Quindi lo ignoriamo. Possiamo fare molto qua. Possiamo controllare il negozio. The real meaning of PhD. Pretty huge dick. A classic. Cross room. Madonna, quanti pochi danni faccio? Ah, ok. E ho pure sparato delle lacrime in giro. Si attiva quando concludo la stanza o no? Perché se si attiva quando concludo la stanza è inutile. È davvero inutile. In ogni caso, qua ci dovrebbe essere stanza. Adesso i missili invece che le bombe. Che merda. Io che volevo contro la stanza segreta. Invece sparo missili. Buono a sapersi. Che fregatura. In questa run qua le bombe sono andate di merda. Davvero di merda le bombe fino adesso. Bruttissime. No. Ha senso rimanere qua dentro? No. No. Devo entrare e uscire. Non so neanche perché l'ho rischiato. Ma quante morti siamo? Ah, non c'è il death counter. Siamo a una. Volete il death counter? Guardate, guardate gli oggetti come li rappresenta. Quattro teste e una cosa buggata. Salve. Dovete ricordare il death counter. Era da un po' che non facevo una live di Isaac, me lo sono dimenticato. Ho preso danno, vaffanculo. Dai, dente, dente, dente. Sono stronzo anche io però. Sono stronzo anche io però. Voglio il death randomer. Che significa? Sì, stanza dell'angelo in questo momento qua sarà difficile farla. Perché mi esce? Perché mi esce il sacco di Caino? Non faccio danni. Mi serve un damage up. Non faccio danni. Ok, va bene. Faccio troppo poco. Qui rischio di morire perché ogni istante ci passo due ore. Abbiamo ancora 9% di chance della stanza dell'angelo, eh. Non diciamo che è persa per sempre. 9%, scorsa volta abbiamo preso. Fanculo. Abbiamo preso una stanza con il 2%. Possiamo farcela. Possiamo farcela. Ricordiamoci che le bombe le spariamo in un modo orribile. Tanto, esiste appunto come oggetto. Calmo? Esiste come oggetto appunto quello che ti fa sparare le bombe in quel modo. È il peggior oggetto del gioco. Perché non c'è nessun motivo ad usare le bombe in quel modo. Sono solo fastidiose. Un altro oggetto attivo, ma basta!
Ma basta, un altro gettativo. Forse è meglio questo, mi dà delle bombe. Frozen, grazie dell'abbonamento con Prime per 13 mesi. Let's go, thank you. Non l'avevi fatto l'altro giorno? Mi ricordo male io? L'avevo fatto io a te. Confondo io, probabilmente. Non è da. Non lo so più. Ottimo. Questo sì che mi dà più sicurezza. Comunque, come va, Frozen? Tutto bene? 14 monete per quello. Sure. Basta, oggetti attivi! Basta! What the fuck? Vabbè. Non mi ricordo buoni momenti di Frozen recentemente, però è passato spesso. Forse mi ricordo male io. Oh, ciao. Non faccio danni. Ho 3.2 di danno. La scorsa lancia avevo 10 di danno. Ci metto il triplo del tempo a sconfiggere i nemici. Da. Sì, una fine di ogni stanza comunque spade e lacrime ovunque, cosa che è assolutamente inutile. Dalla challenge puoi sbloccare roba. Sì, sì. Tutte le challenge sono sbloccare qualcosa. Strano. Frozen è un fratello, concordo. Mi ricordo un momento di 12 mesi di Frozen non tanto tempo fa, dobbiamo essere. E anch'io. Non era tipo letteralmente la live dell'altro giorno di Skyward Sword? Per questo l'avevo chiesto, perché mi sembrava che fosse stato fatto di recente. Boh. Sapevo che in questa challenge aveva trovato un oggetto e ti faceva praticamente rendere immortale. Sapevo comunque era abbastanza fortunato con Isaac, da quel che mi ricordo. Ho guardato il suo spirito dell'arcade di Isaac e devo dire che, ah, la sua media run è, diciamo, una mia run buona. Molto spesso. Ok, fase 2. Facciamo talmente pochi danni che c'è un'intera altra fase da fare. Big Angels, grazie al movimento con Prime per la prima volta. Non ci provare, merda. Tutto roteante. Oh madonna. Dai, ok. Mio Dio. Per il momento la run buona? No. No, non era buona per il momento. Tutti gli oggetti che abbiamo raccolto non mi hanno modificato le statistiche. Eccetto uno che mi ha diminuito il danno. Per il resto erano tutti oggetti attivi. Quindi no, non era buona run. Allora, stanza. No, non può essere neanche qua. Allora no. Qua? Qua ha senso. Ma hai giocato a Bullets per Minute? No, mai sentito neanche. Non so che sia. Ok. Io ho finito questa modalità con un oggetto che mi rendeva gigante per tutta la run. Stavo una run molto divertente. Ah, c'è quello lì. Hai ottenuto in modo eterno quell'oggetto lì. Ma minchia, che culo. È buonissimo quell'oggetto. Non so neanche se ce l'ho sbloccato al momento attuale. È un roguelike FPS rhythm game. Mi dice FPS, però perdo interesse. Via di qua. Non abbiamo ancora niente che ci faccia andare bene alla run. Anzi, abbiamo trovato cose che la rendono un pochino più complessa. Non è un buon vaffanculo, non è un buon inizio. Ho una matita nell'occhio. È soltanto estetica o c'è l'effetto della matita?
Ho paura che sia solo estetica, purtroppo. Peccato. Peccato. L'unica cosa buona è che mi si ricarica in fretta l'oggetto. Non so cosa lo attiva, ma me lo fa ricaricare spessissimo. Devi fare Mother Contented Lost. Beh, mi sembra facile da fare. Dammi un paio di rane e ci riesco, te lo assicuro. È letteralmente la cosa più difficile del gioco. Simaritan Game. Non mi convince comunque molto. Dai, qualcosa di buono. No, prendo danno, lo sapevo. Addio patto. Addio patto. The magician. Ogni fine stanza oltre a sparare dappertutto ti carica l'attivo, eh sì. Ti credo che sarà il tipo di run che potresti anche resettare all'infinito, sperando di avere come primo oggetto un oggetto OP che ti fa vincere la run e basta. Però che divertimento c'è? Che divertimento c'è? Ma si gioca normalmente. Se si trova qualcosa di figo, bene, se no no. Faccio pochissimi danni. Mi serve un damage up. Blank card e Holy card best combo per Tainted Lost. Ogni quanto si attiva Holy card con blank card? Perché se è ogni stanza vuol dire che c'hai Holy mental praticamente. Salve. Volevo controllare. Non ho più la matita nell'occhio, no. Ho perso tutte le cose estetiche, non so perché. Sono tornato Baby Isaac normalissimo. Nulla di figo a livello estetico, purtroppo. Ok. Che challenge ha fatto finora? Ho finito Scatman, ho provato Bloody Mary e adesso stiamo facendo questa qua. Ancora zero statistiche, ma ho aumentato i punti vita. Mi accontento, però. Vorrei del danno. Non so se altri effetti secondari quello che abbiamo raccolto. Ok. Salve. Vi lascio la bomba qua, giusto per. Secondo me l'apprezzate. Oh! Oddio, la matita nell'occhio! Devo prendere danno per avere la matita nell'occhio. Anche se l'effetto della matita non ce l'ho. Va bene. Va bene. Perché no? Stanza della boss fight grande, tra l'altro. Qua Wealth of Wealth non mi avrebbe fatto schifo, ma va bene. Si fa la boss fight. Che merda. Pure questo. Pure il double trouble. Devo fare double trouble con 3 di danno. Vabbè. Aia. Era da un sacco che non lo vedevo. Ora Ragman. Ragman è ancora full vita, ci metteremo 2 ore. Ah, e mi prende la per forza, non sono abbastanza veloce. I get uno dei tuoi cuori, you get matita nell'occhio. Trade off. Do you accept?
No. Se non mi dà l'effetto della matita nell'occhio non accetto. Dove cazzo stai andando? Dove scappi? Oh, ti prego. Prendilo con qualcosa. Prendilo con qualcosa. 18% di chance del patto con l'angelo, ti prego. Niente. Un altro gettativo, ma io mi voglio molto bene. Mi voglio molto bene. Mi voglio molto bene. Che fa? Fa schifo. Ho l'effetto per sempre ora. Molto bene. Mi ha diminuito il range e qualcos'altro. E adesso sparo di merda. Trade off. Perdi range, perdi statistiche. Spari peggio. You get nothing. Do you accept? La scorsa run sei morto? Death counter. Andiamo a prendere il cuore. Mi ha dato forse un cuore? Mi ha dato forse un cuore? Non so se ne vale la pena. Avere bombe infinite o avere un downgrade di statistiche gigantesco. Ah, non posso neanche prenderlo. E perdere anche fare un casino incredibile. Io mi tengo le bombe infinite, dai. Molto meglio. Marco Emma, grazie abbonamento con Prime per 8 mesi. Ciao Gavi, hai mai giocato a Never Gonna Give You, Never Gonna Give The Studio You Up? Te lo consiglio, 5 su 5. Comunque purtroppo non riesco a seguire la live d'estate, ma mi abbono comunque perché ti voglio bene. Buona live, grazie mille. No, non ho sentito niente al riguardo, devo controllarlo come gioco. Ok, via. I get le tue statistiche, you get funny tears. True. Madonna, si spara in modo orribile. La rana è morta. La rana è morta. Onestamente, adesso un corno. La rana è morta. La rana è morta, onestamente. Non credo poter fare molto per salvare la rana. Non ho molte opzioni. Ho il nemico davanti a me, non riesco a prenderlo. C'è. Capite? Capite? Ganem. No, c'è anche lui. Aia. Mi serve. Fuck. Speravo in un patto. Cazzo ne sei, trovo un oggetto, mi dà brimstone. E posso sparare dei brimstone che rotano in modo strano e faccio un sacco di danni. A meno che non troviamo cose OP siamo morti. Questo è sicuro. C'è un range specifico in cui puoi colpire i nemici, ma è molto specifico. È difficilissimo da capire. Non mi è sembrata una buona idea entrare qua. Ma bisogna rischiare ormai. Comunque no, siamo usciti con più cuori di quanto siamo entrati, quindi perché no? Sì, ma voi dovete stare calmi! Ma che cazzo vi hanno fatto di repente? Siete diventati drogatissimi! Avete questo effetto di cocaina costante, ma che? Sparate come una mitragliatrice! Sì, vabbè. Riesco anche a scansare, sto cercando di colpire i nemici, tenendo una certa distanza, ma... Continua a prendere danni. Dai.
Serve la stanza segreta, stanza del tesoro. Impari a non prendere primo patto con Satana. Beh, no. Non credo che comunque lui ci avrebbe salvato la run. Dubito almeno. Non ce la faccio contro di loro. No, stai scherzando. Ci metto 2 anni. Ci metto 2 anni. Ci metto 2 anni. Scacco più una volta in 10 anni. No, non si resetta mai. What the fuck, cosa gli dava arrivato quello lì? Non si resetta mai, si va avanti fino a che la nave non affonda. Le spine ti stanno tentando, vero Gavia? No. Oh merda. Miglior bomba della mia vita. Feromoni. Sure. Ma che cosa succede? Cosa sono sti effetti? Costa tutto troppo, purtroppo. Ma che troviamo un prezzo a 3. Sempre 60. Non un oggetto attivo. Non mi ha di nuovo cambiato le statistiche. Non mi ha cambiato il modo in cui sparo. Ma questi cazzo oggetti che fanno? Non mi hanno ancora fatto uno nessuno di oggetti. Se non per quelli che mi hanno peggiorato la run. Andrausi, vabbè. Così almeno riesco a colpire. Guardate quanti danni facciamo con un colpo. Mamma mia. Che danni. Mi sento sì in grado di vincere. Questo qua, qua. Aia. Feromoni. Shot speed down. Ma perché no? Balls of steel. Un altro oggetto attivo. Ma io cosa cazzo ci può. Mi fa saltare. E mi ha spawnato un amichetto. Amichetto infinito temporaneo. Temporaneo. Buona, utile. Molto utile. Per fortuna. No. No, sta scherzando. Oh mio Dio. Ma è normale, per chi ha già giocato questa challenge qua, comunque l'ha vista online, è roba simile. Usa bomba, please. Nah. È normale che trovo solo oggetti attivi o è una sfiga a caso? Oh. Cacchio. Sfiga, buona, ottimo. Sono contento. Contento. Il Matemesis. Anche questo molto molto contento. Cioè spesso. Ah ok ok. Teniamo feromoni e ci curiamo. E poi entriamo nella boss fight. Vai. Vai. Ok lui. Bomba, è scappato. Non riusciamo a prenderlo. Ah già, con le bombe in questo modo qua, me l'avevo dimenticato. È incredibile come l'abbia mancato ogni singola volta. Incredibile. Che bombe di merda. Sono inutilizzabili. Ma perché quella volta singola mi è uscito il...
la mosca infiammata. È successo una volta in questo piano qua per nessuna ragione. Abbiamo l'1% di chance di un patto con gli angeli, dai. Dai. È il momento. Non è il momento. Ancora zero statistiche. Non vedo nessun effetto alle mie lacrime. Ho ottenuto un cuore blu. Ma tutti così? Tutti così gli oggetti? Ho letto la descrizione, non significa niente. Scende. Dobbiamo stato arrivare fino a Blue Baby, eh. Bisogna stato arrivare fino a Blue Baby. Ci siamo quasi. Manca poco. Mancano ancora minimo 5 piani. Ce la possiamo fare. Aia. Ah, what the fuck? What the fuck? Ho scoperto cosa fa l'oggetto. Scoperto cosa fa l'oggetto. Spiegazione, please. Quando prendi un danno fa spawnare quel nemico lì che ti rimane attaccato addosso e ti fa danni all'infinito. E ogni volta che prendi danno ne fa spawnare un altro. Buon oggetto, no? Death counter 2. Facciamo un'altra veloce. Se anche questa... Buon inizio. Se anche questa qua inizia di merda, buona, basta. Se invece inizia bene, ci possiamo pensare. Ah sì, basement 1. Ah yes. Bellissimo piano. Oggetto attivo, si inizia bene. Va bene. Cosa fa l'oggetto attivo? Wow! Wow! È infinito? Non posso raccogliere oggetti. C'è una parete invisibile qua. Invece quelli posso? Il pronostico? Sta finendo l'altro. Fatto adesso il pronostico. Quello è 4 centesimi? Ah. Si è beccato tutto? L'intera challenge è un bug, è normale. Ogni volta che utilizziamo spawn un oggetto del negozio. Non so se è più intelligente da davanti non prendere. Forse da davanti non devo più prendere niente, non andare avanti a spammare questo oggetto qua all'infinito, forse. Perché è buono? Non lo so. Però cazzo, non possiamo smettere di prendere oggetti al primo oggetto in tutto il gioco. Proviamo. Usiamo questa strategia qua. Vediamo se porta i suoi frutti o meno. Quanto posso spammarlo? Ok, mi devo ricordare di non prendere più oggetti.
Sperando che quello che ho preso senza pensarci non fosse nulla di cattivo. Ok, musica di Shoel. Scusate, non ho capito cosa è successo. Non lo so, non me lo chiedere. Che di chi lo sappia. Oh, cosa ha raccolto? Spawnano nemici con l'oggetto che ho ottenuto. Non è il massimo. Non dovevo raccoglierlo. Ah, yes, basement 2. Wow! Appena raccolgo degli oggetti, ogni cosa nella stanza tipo si trasforma in quelli. Buono. Battuto. What the fuck? Tutto poi si trasforma. I patti non li controlliamo, non importa. Andiamo avanti così. Potrebbe essere una speedrun questa qua. Questo attivo è un combo di Keeper Sec con Krampus Head. Cosa fa Keeper Sec? Ah, che... Ah, sì, sì, è quello che ti dà gli oggetti da comprare, certo. Boh. Ma come mai c'ha oggetti... Perché c'ha... La mia domanda è perché ha usi infiniti? È questo che non capisco più che altro. Perché va bene l'effetto. Non capisco cosa causa gli usi infiniti. Perché ha usi infiniti? Speedrun mi hai preso troppo seriamente quando ho detto che sei lento. Beh, non è che posso fare molto altro questa run qua. Basta soltanto raggiungere la fine del piano e andare avanti. L'unica cosa sensata da fare adesso. Perché va? Si attiva all'infinito? Boh, vabbè, non mi lamento. Trasformo. Ho preso danno così, no. Non devo neanche più prendere oggetti per terra. Rischio di prendere danno a caso, smetto anche quello. Però tipo le monetine le vorrei prendere però perché... Oh, si trasformano sempre tutte, che cavolo. Se non l'avessimo raccolto saremmo ancora più OP. Perché potrei pure raccogliere anche gli oggetti, così non posso invece. Non posso. Se no a casa mia potevamo anche comprare gli oggetti che ci dava il... La sacca del Keeper. Vabbè. Davvero un peccato che il secondo oggetto in tutto il gioco raccolto era pessimo. Quando il primo invece era incredibile. Non ci avevo pensato. Vabbè, ce la possiamo anche cavare. Ignoriamo tutto. Prendo una monetina e si scappa. Non serve nessun pickup. E invece sì, perché si possono comprare tipo dei soul art da quelli che spawnano nel negozio. Invece che sì che può servirmi. Bella stanza. Complimenti. Ok. Neanche oggetti li prendi? In che senso? Vacca, oh! Preso un altro danno. Cuore. Ma fantasmi rossi cosa fanno? Non me lo chiedere. Non ho idea. Aia. Ho perso dei soldi in qualche modo. Quindi li ho spesi involontariamente. Scappa. Ok. Potrebbe essere tipo la scelta più intelligente, quella di non prendere niente, o potrebbe essere pessima. Cos'è sto particello sullo schermo? Perché lo schermo è coperto di rosso? Cosa mi rappresenta? 77 costa questo qua che ho appena spawnato. No, grazie. Penso sia infinito perché vada retro, è un attivo che evoca fantasmi rossi di infinito. Ah, potrebbe essere. Si controlla giusto per il gusto di farlo. Guardate che bello. Avendo skippato ogni singolo oggetto finora, mi sembra che sia normale trovarlo. No, gente, è normale che sia spawnato. Non ho skippato ogni singola treasure room finora.
è tipo il, una percentuale di trovarlo gigantesca. L'oggetto là dentro fa cagare, quindi non ci interessa. Cioè rischi di fare, di essere orribile, quindi non voglio prenderlo. Ok, 82, perché no? Ho scelto la strada peggiore per fare, per esplorare il piano. La trasforma. Dovevo prendere prima il cuore. Fanculo. Vado troppo in automatico, perché è logico fare le cose in modo normale. Questo qua non devo fare le cose in modo normale. Devo fare tutto in modo insensato. Prendi un oggetto per il content. No. Oh. Oh. Oddio! Ok. Prossimo menu che mamma. Where is my content? Questa che... Che cazzo è questa crank qua? Quando vedi una run del genere? Ho letteralmente un brimstone infinito in ogni direzione a caso. Che spawna oggetti e fa casino. Vuoi dirmi che non è content? Vuoi dirmi che non è content? Hai dei pessimi gusti, mi dispiace. Funziona così. È l'unica risposta sensata. Uffa, ne posso prendere solo uno. Non funziona la challenge. È tutto random, ogni singola cosa. Non so come ho preso danno. Ok. Ok. Oh! Ancora non ci siamo. Questa si può far esplodere. Ok. Boss. Ti incontriamo come boss. Ah già, è mamma. Qua per forza mamma. Stanza degli angeli. Abbiamo finalmente sbloccato stanza degli angeli. E anche la boss rush, perché siamo qua in meno di 10 minuti. Yes. Items. Ok. Vieni qua. Oddio. Oh, sapevo. Stardone 6. Posso ottenere oggetti all'infinito comunque, volendo. Cazzo, posso ottenere oggetti all'infinito. Non ci avevo pensato. Buona idea, ma si può fare. Perché finisco sempre per prendere dei danni, purtroppo. Però spawno sempre delle monete. Tecnicamente con un po' di attenzione si può affanculo. Si può puntare a cercare di farmare un sacco di cuori blu, volendo. È un po' difficile, mi sembra, perché loro sono dei nemici estremamente random. Se fossero delle cacchine sarebbe facile, ma loro invece sono proprio dei nemici a caso. Pff,
Cosa ha preso? Il problema è che appunto ogni tanto non vedo cosa mi prende. E quello è il problema. Justice. Justice volentieri. Ho preso danno. Justice. Ho pochi punti vita. The world. Ok. Cioè il problema appunto è qua non possiamo prendere danno tecnicamente. Perché ogni volta che prendiamo danno, vedi? Questo gli prende danno a caso. Intanto mi spawna sotto il culo a random un nemico. Molto volentieri. Yes. No, Gary, no, io ho fatto all-in. Non dipende da me, è comunque un problema che si presenterà sempre durante la run. Perché non ho modo di curarmi in questa run qua. Fanculo. Difficilissimo non prendere danno. Vieni qua. Ok. Vieni qua. Ok. Tira fuori il culo. Tira fuori il culo. Non ha tirato fuori il culo, ma è morto. Mi accontento. Prendi e scappa. Smetti. Ma dato cosa significa smetti? Ci sono pochi punti vita. The world. Bisogna andare di là. Ok. Devo trovare un modo per rimanere in vita. Non tutte le stanze saranno semplici. E vi ricordo che dobbiamo raggiungere Blue Baby. Blue Baby vuol dire che bisogna fare l'intera chest. E va bene che abbiamo una buona run, ma la chest è comunque, vi ricordo, stanze di solo boss fight. Fino a un certo punto comunque. Ok. Che si converte al culo? No. Oh, non volevo. Non volevo. Devo prendere un altro per passare. No, invece no. Se solo non avessi trovato quel cacchio di oggetto a inizio run che mi faceva spawnare sti cosi. Che non credo fosse appunto questo qua. Credo fosse un altro che l'ha attivato. Ah, fanculo. No! Mi ho dimenticato! Ok. Cioè, quanta roba c'è in questa stanza? Ok. Ah. C'è un solato. Non è un solato, è roba che posso comprare ogni volta. Ma non ho soldi per comprarla perché non posso raccogliere nulla. Hush, possiamo fare hush volendo adesso. No, grazie. No, grazie. La stanza prima era gratis, non mi sembra. Allora, cattedrale con pareti inesistenti e pavimento pieno di sangue. Qualcuno ha preso. Sono anche loro. Calmi. C'ho un cuore.
Cioè, come ti aspetti le cattedrali? Un po' simili in ogni caso. Non me le immagino troppo diverse. È abbastanza realistica come presentazione in fin dei conti. Yes. Ok. Buono. Non stiamo andando di sicuro nella direzione corretta per andare avanti nel gioco. Stiamo sempre prendendo la strada alternativa non importante. Oh, ok. Domani che gioco porterai? Non lo so. C'è qua mezzo cuore, possiamo prendere, ricordiamocelo. Oh. No, 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 non volevo! Non volevo! Buono. Buono. Sure. Su. Oh. Qua non c'è niente. Ok. Bisogna comunque stare attenti. Cioè, è una buona setup per vincere, però il problema è che non posso raccogliere niente. Esplode tutto quando raccolgo. È un casino. Ora devo fare tutto Isaac prendendo quasi zero danni. Sarà difficile. Sarà difficile. Posso fare niente di sensato per batterlo? Non mi viene in mente niente di specifico. No, fa un coso spazio di me. Addio. Mi sono spawnato in testa, non so perché. Cats! 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 Noi crediamo in te. No, sono già morto. È inutile credere in me. Ormai sono già morto. C'era troppo casino con quella roba lì. È per questo che dicevo, se riusciamo dovremmo farmare un sacco di soul art per rimanere in vita. Tanto che non ci riuscivamo. Perché ogni volta che raccoglievo qualcosa prendevo dei danni a random. Purtroppo ti spawna proprio un nemico sotto il culo e ogni tanto prendi danni a caso. Non prendere è stato un errore. Non proprio. In realtà probabilmente il prendere qualcosa è stato un errore. Perché il secondo oggetto credo sia stato quello lì che ha causato lo spawn di nemici a random. E che non mi ha permesso di raccogliere niente. Forse non avessi neanche preso quello lì avremmo vinto 100%. Forse, non sono sicuro però se fosse quello lì o se fosse l'altro. Non ho idea. No, non se ne fa un'altra per oggi, basta. Sono in level 2.40. Se ne fa un'altra, si va bene. Ci stiamo 20 minuti. Ci stiamo. Se va male, ci stiamo molto più a lungo. Quindi, troppo lunga come cosa. Vabbè, vogliamo fare un raid per concludere a qualcuno. Possiamo fare un raid a. Non saprei. A Pepo? A Pepo, vabbè. Perché no? Facciamo un raid a Pepo. Sta giocando a Crash. Ah, strano. Non l'ho mai visto giocare a Crash. Dai, ho perso 3K. Sì, dai, non è così male. Te la puoi cavare. A me, gente. Vado a finire di fare il video del sondaggio dell'iscritto medio di Gravier per domani. E domani in live non so cosa faremo di preciso, ma vi farò sapere. Buonanotte a tutti. Ciao. Addio.